Per i produttori di vino italiani che vogliono affacciarsi al mercato russo è importante capire quali sono i gusti dei consumatori. Anna, il popolo russo è attirato non solo dai gusti, dai sapori del nostro paese, ma anche dal territorio e dal turismo. Sì, mi capita spesso come la guida turistica e come wine guide accogliere queste richieste di accompagnare nel wine tour a Suave, perché proprio Suave, anche con il suo panorama meraviglioso, attira parecchi russi. È lì che possono anche dal rumore di Mosca riposare tra i vigneti e tra tranquillità e calma di suavesi e bere il vino. Quindi l'aspetto paesaggistico, diciamo, è quello che apprezzano maggiormente? Aspetto paesaggistico al primo posto, ma anche i prodotti suavesi, ad esempio come il vino per eccellenza, come il formaggio, come prosciutto di Suave. Abbiamo con noi anche Dmitry Fedotov, che è uno dei massimi esperti per quanto riguarda il mondo del vino in Russia. Approfittiamo ovviamente del tuo aiuto, Anna, per porgere anche a lui alcune domande. In particolare ci interessa capire per un produttore italiano che si vuole affacciare al mercato russo, qual è il target che lui ci consiglia di colpire? Какая аудитория именно должна быть для погребов, для импорта в Россию? Прежде всего, итальянские производители должны ориентироваться на аудиторию 30-летних. Хотя, конечно, на самом деле возрастная аудитория гораздо шире. Я бы сказал, что все-таки необходимо обращать внимание на людей от 30 примерно до 55. L'auditoria, il target, diremo, per le cantine dovrebbe essere giovani. I giovani di 30 anni, massimo 50 anni, cioè il target di età da 30 a 50 anni, curiosi del vino. Andando proprio sui gusti del consumatore russo, quali sono al momento i vini italiani più apprezzati? C'è magari un territorio che viene considerato al momento più di altri in Russia? Какие вина предпочитают русские и какую именно, может, зону территориальную вы бы предпочли, как самое лучшее идет продажа в России? Ну, конечно, в России пользуются огромной популярностью вина из центра и севера Италии. Если мы говорим о центре, то это, конечно, прежде всего Тоскана во всех ее проявлениях. Если мы говорим о севере и о белых винах, то, наверное, самое популярное вино все-таки это Пино Гриджо из Венето. На втором месте, к сожалению, это вина Гави из Пьемонта, а на третьем и четвертом месте это уже вина белые из Фриули и Саве. Quando parliamo del centro d'Italia è Toscana, ovviamente, come anche il vino preferito dai russi. Poi se parliamo del nord d'Italia sono i vini di Pino Grigio, poi anche un posto rilevante Pino Grigio di Friuli, e anche si vende molto bene, incomincia a vendersi Suave come vino bianco.